Hola, buongiorno. Buongiorno Matt. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, te? Come stai? Tutto bene, grazie. Parte il caldo benissimo, grazie. Caldo è oggi. Caldo. Innanzitutto, benvenuto in cara Aurora. Grazie. E parlaci di te. Di me? Sì. Cioè così? Così. Dici quello che ti viene in mente sulla figura di Matteo Piccoli. La figura di Matteo Piccoli è decisamente troppo complicata per essere spiegata facendo i giri del palazzetto. Allora, dici innanzitutto dove eri l'anno scorso e gli anni prima. Allora, ho iniziato la mia carriera cestistica alla Robur Varese. Okay. È iniziata lì, in basket, poi crescendo, sempre stato lì, fino alla prima squadra, nella quale ho fatto qualche anno. Mi sono messo in mostra, Chieti mi ha visto e mi ha portato in A2. Io ho fatto 2 anni di crescita, l'anno scorso è andato molto molto bene, a parte il risultato finale di squadra che ha comportato la nostra retrocessione, però individualmente ed egoisticamente parlando sono molto contento di quello che ho fatto. Di a tutti noi un tuo pregio e un tuo difetto. Un pregio sicuramente è l'altruismo in campo, okay, che mi interessa più qualcosa per gli altri piuttosto che il mio, che non mi serve fare un tiro in più, basta che la squadra, okay, alza un risultato positivo. Negativo, sono diverse cose negative, ma più che negative per migliorare me semplicemente, quindi palleggio devo migliorare, io devo migliorare, sono tante cose che devo migliorare. Per quanto riguarda la vita, penso che positivo il più importante sia la curiosità. Invece negativa, veramente spesso sono un po' fermo su quelli che sono i miei punti, sono un po' estremista, ogni tanto prendo una decisione, è quella, prima magari era totalmente l'opposta, ci sono dei periodi nel quale non mi smuovo da questa idea che è abbastanza estremista. Felice, interessante, urca. Curioso, perché oggi è la parola del giorno. Del giorno? È la parola, sì, del giorno, la mettiamo dentro anche adesso. Il numero di maglia. Come mai hai scelto questo numero di maglia e perché lo hai scelto? 14 è il mio numero, mi rappresenta proprio anche come persona. Non c'entra con il linguaggio astrale, simbolico, tutte queste ragioni qua, perché il 14 non è molto nel simbolismo molto importante, però per quanto mi riguarda è sempre stato il numero che mi ha accompagnato da quando ero piccolo, che giocavo a pallavolo, basket, calcio, è sempre stato il 14. 14 e Matteo Piccoli e Little Nation vanno tutti insieme. Cos'è Little Nation? Little Nation è un percorso della mia persona soprattutto, attraverso il quale cerco di migliorarmi, okay, e per migliorarmi mi sono esposto attraverso una pagina Facebook adesso in questo momento, nella quale porto le mie idee del mondo, di vita o cose che penso, così che le persone esterne possano dare un giudizio, criticarmi, magari più grandi, magari persone che sotto quel pensiero ci sono già passate, quindi possono darmi un consiglio, possono farmi migliorare, criticarlo o dire che sono d'accordo. È un percorso che mi darà tante soddisfazioni attraverso diversi progetti che riguardano l'aiuto degli altri, che riguarderanno l'alimentazione, che riguarderanno l'ambiente e tante altre cose. Sì. Quindi seguitemi sulla Little Nation. Esatto, dicevo, cioè, oltre a seguirti con la canotta arancio blu, ovviamente, che seguino anche il discorso di Little Nation. Secondo me devo seguire per forza Little Nation. A livello di hobby, fuori dalla pallacanestro ovviamente, né? Mi piace leggere, okay, nell'ultimo periodo è stato anche questo parte della mia crescita, perché odiavo leggere, adesso mi sta piacendo sempre di più e sto capendo quanto è importante leggere. Mi piace informarmi su quello che succede nel mondo, infatti al mattino mi piace, prima di venire all'allenamento delle 9:30, svegliarmi alle 7, andare a leggere i giornali per capire cosa è successo il giorno prima nel mondo, ascoltare la musica. L'ultima domanda che ti faccio è quella di fare un invito verso tutti i nostri tifosi, chi ci guarda, chi ci ascolta, chi ci segue, anche magari da lontano, per invitarli, come dicevo,
a venire al palazzetto domenica. Il basket è la passione. La passione si rappresenta tantissimo nel pubblico, nelle persone che rappresentano una città, una squadra e un percorso di diversi anni. Io sono arrivato qua nel 2017, sono delle persone che guardano la loro basket da 50 anni. Io vorrei invitare queste persone a venire al palazzetto, tifarci e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, perché tanto pubblico, lo spingere la squadra ci aiuta veramente tanto. Spero che più gente possibile arrivi al palazzetto la domenica e ci faccia divertire accompagnandoci in momenti positivi e negativi. Noi faremo di tutto per regalargli qualche gioia. Allora, grazie Matt, ci si vede al Palace, grazie a voi, alla prossima puntata.